Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Honor 9 Lite. Sì, è un altro smartphone della fascia media di Honor barra Huawei, l'ennesimo, ma questo ve lo posso garantire è più interessante degli altri. Scopriamo perché. Allora, all'interno della confezione abbiamo spilletta per aprire il carrellino della SIM, alimentatore 5V 2A, cavo USB, micro USB e quantomeno c'è scritto sul sito, ma nella nostra confezione della stampa non c'è, anche una cover per lo smartphone. Questo è il nostro Honor 9 Lite in colorazione grigia, è disponibile anche blu, è disponibile anche nero, realizzato con un profilo opaco in metallo con la fresatura lucida davanti e dietro, tasto di accensione, bilanciere del volume. Abbiamo poi il carrellino della doppia SIM, microfono, jack audio da 3,5, porta micro USB e speaker. Quello che lo rende secondo me diverso, più bello rispetto agli altri, è intanto il fatto che il frontale combacia con il colore del bordo e il colore del retro, il che non è affatto scontato, ma soprattutto il fatto che il retro è in vetro completamente piatto e molto molto lucido, quasi specchiato, eccomi qui, vi saluto. Mi piace veramente veramente tanto, e tra le altre cose il fatto che il profilo non sia esageratamente stondato fa sì che in mano in realtà lo smartphone non risulti scivoloso, come invece si potrebbe pensare visto il retro molto liscio. Dove è molto scivoloso è su il tavolo. Scoprirete subito se il vostro tavolo non è perfettamente in piano, perché comincerà a muoversi piano piano. Mi è cascato una volta per fortuna sul tappeto, quindi non si è fatto niente, ma fateci sicuramente attenzione, perché quando lo poggiate su una superficie non perfettamente piana, oppure anche un pochino piana ma c'è questo piccolo dislivello della fotocamera, può capitare che piano piano si muova, e non vorrete certo che faccia una brutta fine visto anche tutto questo vetro. Però devo dire, in questa fascia di prezzo veramente bello, sembra uno smartphone decisamente più costoso e di fascia superiore. 151, 71,9, 7,6, vi ho elencato le tre misure in millimetri di questo smartphone, un peso di 149 grammi. Abbiamo un processore HiSilicon, azienda controllata da Huawei, Kirin 659 octa-core da 2.36 GHz, con GPU Mali-T 830 MP2, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, in alternativa supporto dual SIM, connettività sufficiente nella media, LTE fino a 150 Mbit per secondo, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.2, c'è l'NFC, c'è la radio FM, c'è il lettore di impronte digitali che tra le altre cose è qui sul retro, nonostante sia piatto e leggermente incavato, si raggiunge bene, sblocca lo smartphone in modo molto preciso e anche molto rapidamente, quindi promosso da questo punto di vista. Parliamo del display, che è un 5.67 pollici di diagonale, Full HD Plus 2160x1080 pixel, IPS. Se vi sembra di aver già sentito un po' tutte queste specifiche tutte insieme, l'ho già detto nell'anteprima che ho girato a Milano di questo smartphone, è perché l'hardware è in gran parte in comune con Huawei P Smart. Quindi anche il display, quindi anche le specifiche del display che vi sto elencando sono in comune. Funzionalità che troviamo all'interno del software: abbiamo la possibilità di controllare quale applicazione vadano a full screen o quale no. Le app che non vanno full screen di default sono queste, e vi dice quali voi avete forzato l'adattamento in full screen. Possibilità di scalare verso in basso la risoluzione o anche di far sì che lo possa fare lo smartphone in automatico. È possibile bilanciare il colore dell'interfaccia, più calda, più fredda o come volete voi. E poi la modalità protezione occhi per non affaticare la vista quando leggete la sera, una funzione che a me piace molto. La luminosità è buona, la luminosità automatica è un po' pigra, devo dire che ho trovato un po' lo stesso difetto che avevo trovato anche sul P Smart. La luminosità automatica è un po' pigra, ho interagito con la luminosità automatica manualmente, come ho fatto anche prima tra l'altro con questa barra qui sopra per correggerla a mio gradimento. La versione Android è la 8.0 Oreo, quindi già aggiornata Oreo, quindi con tutte le varie scorciatoie che Facebook non ha, quindi tutte le varie scorciatoie, le notifiche leggermente rinnovate, il picture in picture, tutto ovviamente con le Motion UI 8.0 in questo caso, e nel momento in cui facciamo la recensione le patch di gennaio.
Ci sono i temi che tra l'altro fino a stamattina non mi funzionava la funzione download perché non voleva in nessun modo farmi il login con l'account di Huawei, invece alla fine ce l'ha fatta, quindi mi sono scaricato per esempio questa bellissima aurora boreale direttamente dallo store dei temi di Huawei. Possiamo personalizzare la barra qua sotto, possiamo nasconderla e sostituirla se vogliamo anche con il pallino veloce, che a me personalmente non piace, oppure potete tenerli se volete anche tutte e due in contemporanea. Io onestamente preferisco usare la barra qua sotto. C'è il gestione telefono, che da quando c'è Oreo ha un po' di funzioni in meno perché le gestioni di tutti i vari permessi sono integrate all'interno del sistema, però per esempio rimane la possibilità di scegliere per esempio quali app possono connettersi a internet in wifi, connessione dati, eccetera eccetera. Modalità ad una mano, quindi scorrendo nella barra inferiore per attivare la modalità una mano, che comunque è comoda perché lo schermo, appunto, nonostante il 18:9, nonostante sia abbastanza compatto lo smartphone, lo schermo è ampio. Possibilità che mi piace sempre moltissimo, dalla tenda delle notifiche, di registrare lo schermo. Eccolo qua, il tasto per registrare lo schermo. Il software è fluido, non fluidissimo. Anche qui faccio un po' le stesse considerazioni che avevo già fatto nella recensione di P-Smart, ovvero che le prestazioni per essere uno smartphone con 3 giga di RAM forse mi sarei aspettato qualcosina in più, però poi questo probabilmente è anche dovuto al fatto che quando guardiamo questo smartphone ci immaginiamo di avere in mano uno smartphone di fascia ben più alta, ma così non è. Quindi insomma, performance non fantastiche, non da top, ma assolutamente buone per l'utilizzo di tutti i giorni. Non è uno smartphone che appunto offra prestazioni perfette, ma neanche blocchi totali. Qualche piccolo laghettino sì, ma mai blocchi totali importanti. Doppia fotocamera principale, 13 più 2 megapixel. Ovviamente la 2 megapixel non serve a fare foto, serve a calcolare la profondità di campo della scena che state scattando, quindi poi ad applicare la sfocatura se vorrete. La novità rispetto a P-Smart è che abbiamo 13 più 2 anche sulla fotocamera frontale. Devo dire, non lavora malaccio, lo scontornamento non è perfetto, ma non è neanche tremendo, quindi tutto sommato può andare anche bene. Interfaccia, possibilità di applicare la sfocatura, possibilità di applicare la sfocatura assieme alla bellezza volto, possibilità di fare foto animate, e qui scorrendo lateralmente altre funzionalità, fra cui l'HDR, il light painting e tutto ciò che troviamo sempre negli smartphone di Huawei. Qua tutte le varie impostazioni, e per la fotocamera frontale sempre la possibilità di fare selfie con effetto sfocatura. Come vengono le foto? Le foto vengono bene, con un buon dettaglio. L'unica cosa, per riassumere rapidamente, i colori non mi fanno impazzire, sono un po' sballati. Questo rosso è diventato un po' violaceo, il pelo della mia gatta è diventato un po' più slavato. Insomma, non sempre i colori sono perfetti. Anche qui abbiamo un po' di opacità in generale, ma tutto sommato delle buone foto. Questo hamburger non sembrerà super goloso da queste foto, con questo pane un po' smorto. In realtà era un po' più viva l'immagine dal vivo, per esempio anche questo salame. Adesso vi sto facendo vedere tante di queste foto fantastiche che anch'io correrei a mangiare subito. Modalità sfocatura anche per i selfie, guardate qui, ha scontornato decisamente bene, anche la fotocamera principale scontorna bene, non è la migliore, guardate qua, androidone bene, sfondo sfocato e poi quassù c'è del Lego perfettamente a fuoco, quindi insomma non fantastico. Colori imperfetti, foto però nel complesso buone, video in Full HD anche lì nel complesso sufficienti per la fascia di prezzo, non proprio stabilissimi. Vi faccio sentire l'audio, andiamo a provare le performance del dispositivo e quindi apriamo Modern Combat 5. Alziamo lo speaker che è posizionato qua sotto, in basso, non ce ne sono altri. Buone, discrete performance per quanto riguarda il gaming, anche qui imperfetto, però tutto sommato nulla vi impedirà di giocare a qualche gioco. E tra l'altro guardate questo schermo 18:9 che figura che fa, occupando tutto lo spazio a disposizione. Caricamento non fulmineo, però bene, sia la ricezione del wifi che la ricezione telefonica, quindi colgo l'occasione per fare anche questo appunto, non ho avuto problemi, oggi sono un po' stanco, facciamo un 65, non ho avuto problemi onestamente durante tutto il mio utilizzo. Come vedete non ci sono stati assolutamente
perdite di frame, cosa che invece dovrebbe succedere qui quando andiamo davanti alla porta. Esatto, quindi qualche frame perso durante l'animazione di esplosione della porta, però tutto sommato assolutamente accettabile. Usciamo alla home, ci mette un istante, avete visto, questo intendo con qualche laghettino e con performance imperfetta. Fuori lo smartphone dall'inquadratura, digito 190, metto in viva voce. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone privati. Stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni. Viva voce, come l'audio che avete sentito prima, buono, alto, non il più alto in assoluto, ma comunque alto. Batteria 3000 mAh, non male per questo spessore. I risultati sono esattamente come P-Smart, veramente ho notato una somiglianza veramente incredibile un po' su tutti i fattori con P-Smart, non solo sulla scheda tecnica. Un'autonomia che vi permette di arrivare a fine giornata con un utilizzo medio, utilizzo intenso vi servirà una botticina di carica verso l'ora di cena se volete uscire dopo cena, se l'avete veramente usato tanto durante il giorno. Quindi bene, forse si poteva fare qualcosa ancora in più, considerando che dagli Huawei Honor ogni tanto esce qualche perla, devo dire, in termini di consumi energetici. Ma arriviamo al prezzo, che è la vera sorpresa di questo smartphone: 229 euro. Sarebbe un altro dei tanti smartphone nella sua fascia di prezzo, ma per 299 euro vi portate a casa uno smartphone che fa tutto sostanzialmente abbastanza bene, non eccelle magari in niente, ma non ha una vera criticità, e in più vi portate a casa uno smartphone che secondo me è bello. Poi ovviamente la bellezza può essere soggettiva, ma è indubbio che nella sua fascia di prezzo smartphone così curati dal punto di vista del design onestamente praticamente non ci siano. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.